presentazione del Team B1 che correrà con la Triumph ufficiale quest'anno in Supersport con McCoy, con Nannelli. Non eravamo abituati sui campi di gara a trovare appunto Elio e le storie tese, che sappiamo essere invece appassionati di baseball, almeno Elio e Faso. Appunto, e le moto che ci azzeccano? Ma le moto non tanto, però Triumph sì, perché Elio e Triumph poi in inglese vuol dire trionfo, no? Quindi gli Elio e le storie tese sono un gruppo trionfale. In virtù del nome Triumph, che in italiano vuol dire trionfo. Per chi non lo sapesse. No, non so se si può chiedere a lui. Is it true that in English triumph means triumph? Triumph. E noi è da circa 20 anni che prediciamo che Triumph farà grandi cose. Effettivamente noi, se siamo qui oggi, non è certo un caso. Ecco. Sono circa 20 anni, ma pochi lo sanno, perché normalmente il grande pubblico tende a viverci come artisti, come musicisti, ma noi anche come stupidotti, però effettivamente sono anni che lavoriamo intensamente nel mondo dei motori, in realtà nel mondo delle donne dei motori, con tutte le gioie e i dolori che questo comporta. Il motore del motoveicolo ci ha sempre attratto, perché soprattutto quelli nuovi sono 4 tempi, quindi di fatto per noi quando suoniamo sono 2 in battere e 2 in levare, quindi anche il suono del motore Triumph, un patatum patatum patatum. Questo qua è un 3 cilindri, è un tempo dispari. Ma comunque tu sai benissimo che il valzer, esatto, cioè diciamo il liscio, è dominato dal 3/4, tutti i nostri nonni l'hanno ballato e lo ballano meglio di noi. Quando il motore va in coppia, per forza, esatto, è pari. Esatto, bisogna anche pensare che la Triumph è la prima moto che ha pensato al motore in coppia aperta, nel senso che se tu vai in giro con la Triumph e ti piace un'altra moto, puoi anche fare un giretto e loro non si offendono. Siamo già arrivati a proporre delle innovazioni importantissime per il mezzo attuale e per quello del 2010, che è ancora in fase di studio. C'è stato un test anche di super giovane, di cui parleremo dopo. Un primo approccio è a livello di marketing, perché noi ci siamo resi conto che Triumph è difficile da dire, quindi proponiamo Triumph, in modo che tutti, come Colgate o Palmolive, che tutto sommato hanno avuto successo, che è italianizzato. Sapone dove esattamente, del resto gli americani dicono Brashado e quindi noi possiamo dire Triumph, divulgando più facilmente, esatto, il marchio, diffondendolo di più. Ma del resto poi, se non fosse per il nome Triumph che ci ha attirato in questa collaborazione, non saremmo qua come supervisori, perché siamo adesso, facciamo un po' i seri, in questi giorni abbiamo fatto anche dei test con i vari Stefano Guidi, Emanuele Grassi, Andrea Tanzi, possiamo anche confermare, dopo diverse prove su pista, che per esempio la cartolina con la molletta in mezzo ai raggi non rallenta la moto, ma anzi dà quel rumorino accattivante che distrae anche gli avversari. Tra i partner c'è Bitubo, che ha provveduto a progettare gli ammortizzatori di sterzo brevettati con camera coassiale di compensazione in azoto. Ebbene, gli Elio e le storie tese sono quegli stessi visionari che alla fine degli anni 80 parlavano di camera coassiale di compensazione in azoto. E gli ridevano in faccia. Quando parlare di compensazione in azoto, esatto, ti ridevano in faccia, ti davano del visionario. Ma a noi piace pensare che la compensazione in azoto e la camera coassiale sia come un ideale ponte sotto il quale scorre un fiume, e noi siamo appoggiati a questo ponte e vediamo passare sulla corrente del fiume quelli che allora ci ridevano dietro e oggi non siamo dietro. E oggi siamo noi a ridergli. Stiamo lavorando per finire questo modello, che vedete che è un po' all'inizio. Avevamo pensato, per migliorare un po' l'estetica, di mettere comunque lo schienale ed eventualmente il freno a pedale come la Roma Sport. Sì, ecco, ora tutto che l'argomento dei freni, ci tengo a dirlo, perché questa è una novità assoluta. Sì, vabbè, potete scriverlo se volete, ma non parlatene troppo, perché ancora ripeto, stiamo ancora testando. Il nuovo mezzo avrà dei freni a disco di Elio e le storie tese. Ed è nel 2010. L'ha tratto il meccanismo interessante, perché frenando, nel momento che tu cominci la frenata senti un pezzo, ma alternando freno anteriore e freno posteriore si schippa, quindi si passa da brano a brano. I più bravi potranno mixare tra il disco sinistro e il disco destro. Il complimento a Triumph e ai suoi
Triumph. Triumph e i suoi partners, innanzitutto Parking Go, perché questo è il vero esempio di sinergia, cioè finita la gara, la moto dove la metti? La metti nel parcheggio e chi meglio di Parking Go può provvedere? Noi abbiamo proposto questo modello senza sella per guadagnare qualcosa sul peso, capite che un chilo più, un chilo meno a livello di altissima velocità fa una certa differenza. Fa la differenza, diciamo che sui lunghi tracciati è faticoso, però effettivamente anche così un approccio un po' più ruspante, più, so come dire, industry, cioè uno la vede così la moto sembra quasi incompleta, ma in realtà la sua completezza qual è? La compattezza, la velocità, le prestazioni. Ultima cosa, scusa, siamo un po' lunghi. Allora, nella moto del 2010, accanto alla batteria, che è già bella, piccola, forse ci sarà anche un batterista. Che lui è la vera anima, nonché il protagonista di questo gruppo, credo che il leader sia il leader in qualche modo incontrastato del gruppo, sia proprio l'architetto Mangoni. L'abbiamo visto in molte vesti, super giovane, vittima del rock and roll, li abbiamo visto ballare la lap dance, l'abbiamo visto in tutti i modi, e quest'anno aspettiamo di vederlo sulla sella della Triumph Daytona. Certo, sì, sulla sella, anche perché io sono abituato ad andare sempre sul carro del vincitore e quindi non posso che andare su questa moto sostanzialmente. Non me ne vogliate se nel 2010 ci sarò io, comunque al limite uno dei due lo faccio venire con me, il più bravo di voi due, va bene? Perfetto.